Ehi, com'è andata? Bene, tutto sistemato, però ho dovuto dare 6-1. Sempre favorevole. Rimettiti al telefono, cerca di far accettare qualche altra scommessa. Temo proprio che non si possa vincere. Mia cara, la vittoria non è tutto. Amar la lotta al di là del premio e onorare mentre lo abbatti il nemico che avanza con intrepido occhio. Ehi, chiedo scusa. Professore. Mi scusi, la prego. In ritardo come al solito, vero? Forza, Matfield! Mi dispiace vederti contro di noi. E questa lo chiami scommettere? Ma questa è la fabbrica dei quattrini. Potesse giocare stasera? Sì, ho sentito che è stato odiato e mi domando chi può aver bocciato il vostro campione. Noi siamo più pratici in queste faccende a Rutland. Sì, lo so. Mi hanno detto che pagate i giocatori di pallacanestro più degli insegnanti di inglese. È ridicolo! Io ricevo il doppio di... Non credo che sia il caso di discutere. Ragazzi, e ce la mettono tutta. Già, mi commuovono quelli che non capiscono quando sono battuti. Anche lei, professore? Shelby, ti prego, non cominciare. Perché non se ne va nel suo settore? Dov'è il suo posto? Questo non è giusto. I nostri non riescono neppure a toccare la palla. Hey! Poveri ragazzi, hanno bisogno di qualcosa che li tiri su. E perché non si mettono dei tacchi elevatori? Molto spiritoso. Tacchi elevatori. Permesso. Scusate. Ci sono tanti modi per spellare un gatto. Ha voluto fare un giro sulla mia macchina. E va bene. Non mi ha voluto ascoltare. E va bene. Allora le faremo una sorpresa, Charlie. Polmatizziamo la squadra. Che posso dire, ragazzi? Sono fiero di voi. Ci stanno stracciando, ma sono fiero di voi. Ricordatevi che vi considero come figli, tutti quanti. Cosa credete che provi? Credete che sia facile per me star seduto su quella panca e vedere che vi fanno a pezzi? Beh, lasciate che ve lo dica. Ho allenato un sacco di squadre nella mia carriera, ma non ho mai visto ragazzi più combattivi di tutti voi. Avete cuore, vi dico, avete cuore da vendere. Capitano, dobbiamo proprio tornare sul campo. Ascolta. So perfettamente cosa provi. Ma ricordati che una squadra che non è mai stata battuta... Salve, professore. Salve, capitano. Cosa c'è, professore? Forse c'è qualcosa che le rimorde la coscienza? Oh, no, sono venuto per vedere se posso fare qualcosa. Mi dispiace di aver dovuto bocciare Beef Hawk, ma purtroppo... Beh, è un po' tardi per fare ammenda, non crede? Manca un minuto. Ok. Bene, ragazzi, preparatevi. Formazione iniziale come nel primo tempo. Ragazzi, è un peccato che Biff non ce l'abbia fatta, ma sono cose che capitano. Ma ricordate che un solo giocatore non fa una squadra.
E io vi dico che nel secondo tempo potete battere Rotland. Potete vincere la partita. Certo che possiamo vincere. Ve lo dico io, perché io so di voi una cosa che voi non sapete. Loro sono alti il doppio di voi, ma questo non ha più importanza adesso. Nessuna importanza. Potrebbero essere alti 3 metri, ma voi potete ancora batterli. Ve l'assicuro. Potete battere Rotland se ci mettete tutto lo slancio e l'entusiasmo che potete metterci. Ricordate la parola slancio. Slancio. Metteteci slancio e ricordate questo. Se lo farete con entusiasmo, avrete quasi la sensazione di volare. E adesso, ragazzi, andate in campo e abbiate fiducia. Forza, Messi! Forza, Messi! Dagli addosso! Non mollare! Ma che cosa sta succedendo? Ehi, ma che gli ha preso? Non lo so, forse è il discorsetto che gli ha fatto il professore. Cosa gli ha detto? Vorrei tanto ricordarmelo. Ehi! Vuoi ascoltarmi? Ti dico che c'è qualcosa di losco che non mi garba. E che cosa? Su, avanti, dimmelo. Questo non lo so, eppure c'è. E che dovrei fare, secondo te? C'è una regola che proibisce a una squadra di saltare più in alto dell'altra? Su, torna alla tua panca. Continuate, continuate. Guarda come segnano, guarda! Sto guardando! Forza, Messi! Sempre così! Lo sa che Lenny ha appena scommesso altri 5.000 contro Matfield? Contro Matfield? Oh, grazie mille, imbecille! Ma non vedi cosa sta succedendo qui? Thank you.
tira, tira!